TV, TV di comunità. Se io ti dico lavoro, le prime tre parole che ti vengono in mente? Precario, a nero, che non esiste. Ma sicuramente la prima parola che mi viene in mente è fatica. Alla napoletana, sacrificio, realizzazione, perché in ultimo luogo il lavoro dovrebbe essere anche la realizzazione della persona, dell'individuo. Libertà, precariato e dipendenza, perché nell'ambito lavorativo dipendi sempre da qualcun altro. Credo che attraverso il lavoro si possa esprimere una parte della propria personalità, si possa esprimere un senso di appartenenza e di utilità alla società, si possa raggiungere quel grado di autonomia e di realizzazione di quello che sono i propri progetti di vita. Io credo che un lavoro sia dignitoso quando tu sei sereno nell'andare a lavorare, quando ti piace quello che fai, quando hai la consapevolezza di poter contare sui diritti che ogni lavoratore deve avere, quindi il diritto a non essere discriminati, il diritto a percepire un salario alla fine del mese, il diritto insomma ad una vita serena e tranquilla. La libertà di poter... Anzi no, la possibilità di essere sereni e liberi, questo è il lavoro. Vabbè che non siamo liberi, manco per il cazzo. Un lavoro dignitoso, che cos'è secondo te? Un lavoro dignitoso è un lavoro che ti permette di lavorare in un posto di lavoro tranquillo, sano, sicuro e che ti soddisfi anche personalmente. Essere soddisfatti sul lavoro penso sia una prerogativa dell'essere umano, cioè ho bisogno di essere soddisfatto, quindi magari se non sono soddisfatto nel primo lavoro cerco di farmene un altro che anche magari senza retribuzione possa darmi delle soddisfazioni. Se io ti dico precariato, cosa ti viene in mente? Un po' tutto, non solo il lavoro ma anche la vita sentimentale, la vita affettiva, tutto quanto diventa un po' precario e di conseguenza ha un'instabilità lavorativa. La mancanza di lavoro non solo ha reso più precaria la vita delle persone, ma rende, e questo è quello che a me fa paura, rende precaria anche la speranza. Il problema del lavoro? La precarietà. Il fatto che, per esempio, costa troppo. Una persona con lavoro precario ha delle indubbie grosse difficoltà, o quantomeno potenziali difficoltà, a poter assicurare un livello di vita dignitoso alla propria famiglia. Ad esempio, potrebbe non potersi permettere di comprare un'abitazione, allora sarà costretto ad affittarla. Non sempre poi, e magari dipendentemente dall'attività lavorativa che riesce a svolgere, potrebbe nemmeno essere in grado a pagarlo l'affitto. Decide sulla tua vita il fatto che sei precaria? Sì, assolutamente, perché io ho 27 anni, volentieri me ne sarei andata da sola, ma non perché abbia problemi particolari in casa, ma perché una certa se ne deve andare, deve spiccare il volo. Io ho iniziato, fino a 10 anni fa ero un possessore di partita IVA, di un'attività in proprio e purtroppo le cose sono andate come sono andate e mi sono trovato ad accettare dei lavori che non avevo mai fatto, quindi mi sono un po' reinventato. Essere precario vuol dire vivere la giornata e accettare tutto quello che capita fra le mani. Oggi con tutte le trasformazioni nella società vediamo che nessuno più è a sicuro di quella attività lavorativa. Ultimamente è un contratto precario anche un tempo indeterminato, perché viviamo in una realtà dove arriva magari una multinazionale, guardiamo l'aste a Terni, la ThyssenKrupp, che dal giorno alla notte decide di chiudere, e anche un contratto a tempo indeterminato non c'è nessuna tutela. La mia paura è che il mio lavoro possa essere contrattato da qualcuno su una base politica o su una base di
di potere. Questo è la cosa che temo, non l'idea di avere un posto fisso o meno, ma di dover dipendere dall'ideologia o dal potere di turno. Credo che in Italia esista ancora troppa differenza tra lavoratori di serie A, di serie B, e ci sono poi lavoratori anche di serie C, quei lavoratori nel privato e nei piccoli, soprattutto nella piccola azienda privata, che non percepiscono magari lo stipendio da mesi, non possono ribellarsi per paura di perdere il posto di lavoro. Tutti i lavori sono fissi finché durano. Io oggi ho un lavoro fisso, non credo che con le attuali leggi che questa tipologia di lavoro valga più di un altro tipo di lavoro, perché tanto oggi possono comunque darti via. E o accetti la realtà che è questa purtroppo nel nostro paese o non mangi.